E adesso con zero serenità in corpo, cioè ho tipo la mano che mi trema, vado a rispondere all'ultima domanda. Ciao ladies, benvenuti in un nuovo video, pronti per iniziare il nostro make-up. Oggi infatti ci truccheremo insieme, sarà l'ultimo video make-up dell'anno e anche l'ultimo video con una promozione, cioè dove vi dico un codice sconto e quindi se volete approfittarne salvatelo, ricordatevelo e utilizzatelo sia per i regali che per gli autoregali che per acquistare qualcosa con uno sconto su Lookfantastic, che è un sito che rivende tantissimi prodotti di brand beauty, make-up, capelli, skincare, body care, anche accessori sia per i capelli che ad esempio anche specchietti, come quello dove mi specchierò oggi, pennelli, tantissime tantissime cose. Vi lascio il link qui sotto e il codice sconto che è TheLady, e vi aggiunge un extra sconto anche sulle cose già scontate. Non vale su tutti 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 i prodotti, ma se fate un po' di shopping, mettete le cose nel carrello, poi mettete il codice TheLady e vedete quello che sconta e quello che non sconta. Su quello che sconta c'è sempre appunto un extra in più che non fa mai male, soprattutto paragonato con altri siti, e qui ci sono veramente tanti tanti brand succosi. Io ne ho presi un po', ho preso qualcosa che è proprio un autoregalo e questa volta mi sono concentrata anche su qualcosa di più low cost, prodotti anche che so che già mi piacciono, sono proprio dei miei best seller. Tra l'altro io mi preparo perché questa sera c'è la Christmas cena, che è la cena che faccio con i miei amici stretti a Roma. E meno male che stasera sto tra amici e famiglia, perché ci siete andati giù pesanti, con le domande scomode. Oggi infatti risponderò a 10 domande scomode. 10 domande che o solitamente evito o evitate di farmi, perché devo dire c'è anche un grandissimo rispetto. Questo video ha portato fuori due cose. Uno appunto che c'è questo grandissimo rispetto dove generalmente quasi nessuno mi fa determinate domande. Avendo io aperto la possibilità fatemi domande scomode, ne avete approfittato. Però appunto non lo fate solitamente, quindi c'è un grande rispetto. E due, ho ricevuto anche tante affermazioni nel box domande che mi dicevano: non so che chiederti perché rispondi bene o male sempre a tutto. Però c'è effettivamente qualcosa, cioè ci sono diverse domande che magari voi non vedete pubblicamente, ma che mi arrivano anche in privato e alle quali non do proprio spazio, non rispondo. Quindi è un mix di domande frizzantine, domande hot, inaspettate, domande scomode alle quali inizierò a rispondere da ora. Già però con il primo prodotto che ho preso su Lookfantastic e sto parlando del NYX Pore Filler. Si chiama Targeted Stick perché è così piccolino che appunto può andare in dei punti precisi del viso, anche qui nel contorno del naso, per andare a minimizzare i pori, lasciare la zona liscia e far passare poi il fondotinta sopra in maniera compatta, senza problemi, senza che ti si vada ad inserire troppo nei pori. E ovviamente riduce anche l'apparenza dei pori, proprio la grandezza. Non so da quale domanda iniziare. Allora, beh, iniziamo da questa. Proprio perché parliamo di trucchi. Cosa ne pensi di tue colleghe che rivendono i trucchi ricevuti dalle aziende? Allora, io intanto vado a fare la correzione della zona degli occhi e devo andare a mettere prima un correttore aranciato e poi prendo il Lasting Radiant di Rimmel che ho preso sempre su Lookfantastic, colorazione boh 040 Soft Beige. Partiamo dal presupposto che una cosa regalata diventa di quella persona e quella persona può farne ciò che vuole. Immaginate di, cioè, chi fa questo lavoro veramente di ricevere tanti tanti prodotti e cioè proprio date per scontato che non possono rimanere tutti quanti in casa, a partire dai doppioni per arrivare anche a shade sbagliate, ma anche semplicemente boh, ricevi 200 rossetti, magari è anche uno spreco che rimangano nella tua casa. Quindi per me è giusto e cioè ci sta fare una selezione, fare una scelta di quello che tenere e quello che non tenere e lo puoi regalare a chi vuoi. Rivenderlo guadagnandoci, non credo sia giusto, ma far pagare la spedizione sì, perché comunque la persona deve mettersi a fare il pacco, andare alle poste e spedirlo. Non pensate però che questa pratica avvenga soltanto nel beauty. E qui vi spillo un po' di tè. Poco tempo fa sono stata ad un evento di Pokémon in Rinascente. C'erano diversi creator invitati, la maggior parte, vi dico la verità, non li conoscevo. E ci danno una bag con degli omaggi. C'erano la tazza di Pikachu, la tazza di Eevee, c'era un grande peluche di Togepi e uno di Snorlax, carte Pokémon. Io ad esempio le mie le ho date a Deborah perché lei fa la collezione. Cosa succede? Cosa succede? Vado a casa, su Vinted cerco Pokémon e metto tipo sia su Vinted che su Wallapop dalle cose più recenti quel pomeriggio, proprio perché mi ero incuriosita e volevo vedere quanto costassero alcune carte. Raga, mi trovo le cose che ci avevano regalato in vendita. Nemmeno
due ore finito l'evento. Cioè già avevano messo online le cose. E appunto non per togliersi da casa, ma proprio per guadagnarci. Cioè c'era la tote bag a 20 euro, il peluche a 30 euro, la tazza a, boh, non mi ricordo. Però capito? Quindi questa è una cosa che succede in tutti gli ambiti. E sinceramente a me non piace. Non so se l'ho mai fatta in passato. Io sono su questo, cioè su questo social YouTube. L'anno prossimo saranno 10 anni. Festeggeremo i nostri 10 anni. Potrei aver fatto qualcosa di sbagliato in passato, non lo so. L'unica cosa che mi ricordo che ho fatto sicuramente a livello di regali eccetera era appunto far pagare la spedizione, ma ancora ad oggi la trovo una cosa giusta. Poi altre volte l'ho pagata io e amen quando ho fatto dei altri giveaway, quando si facevano ancora. Vendere per guadagnare... cose che mi hanno regalato, non penso di averlo mai fatto, non penso ad oggi che sia una cosa giusta da fare, quindi cosa ne penso di chi lo fa? Che io non lo farei, punto. Direi di passare alla prossima domanda. Ci sono diverse domande ovviamente rivolte sia a me che a Nicola. Ah, tra l'altro sto mettendo il fondotinta di NARS Light Reflecting Foundation. Dicevo, ci sono tante domande rivolte sia a me che a Nicola e iniziamo da questa. Dopo tanti anni insieme è cambiato il rapporto di intimità con Nicola? Io ovviamente ne ho presa una a caso, però per stare in questa lista vuol dire che tante persone mi hanno fatto la stessa domanda posta in maniera diversa. Questa ad esempio mi ricordo che tanti dicevano: dopo 10 anni come cambia? È cambiato? Se sì come? Come riuscite? Bla bla bla. Cioè a parte che è una cosa che io, alla quale io personalmente non penso, cioè non mi capita di pensarci a questa cosa. Non mi ritrovo a pensarla. Ah ecco, scusate, stavo cercando il bronzer. Ho preso questo qui di Anastasia Beverly Hills, che non ho mai provato e quindi sono molto excited di provare. Vado a fare il contour. Questa è nella colorazione Sunkissed. Che bello anche il packaging tutto nude. Anche su questo potete avere lo sconto. Lo trovate sul sito di Look Fantastic. Meraviglioso, è molto caldo effettivamente Sunkissed. Quindi vi dicevo, non è una cosa, cioè non è una cosa che mi ritrovo a pensare. Però se ci penso, se mi fermo a riflettere, è vero che sicuramente è cambiato rispetto all'inizio. Però forse qualcuno, queste domande, c'erano anche altre domande tipo quando la prima volta, ci parli della prima volta che hai avuto il ciclo, sono secondo me persone, cioè siete voi persone che mi avete scritto, persone che stanno magari passando, o almeno io immagino così, una fase dove vi chiedete questa cosa e, o magari la vivete anche male, tipo magari non vi è arrivato ancora il primo ciclo, magari non avete dato ancora il primo bacio, tutte queste cose volete sapere cosa ne penso io, cosa ho fatto io, a che età l'ho avuto io, eccetera eccetera, no? Quindi questa qui immagino che potenzialmente potrebbero esserci dietro delle persone che stanno vivendo un periodo di calo del desiderio o che stanno notando una differenza o che hanno paura di rimanere con una persona per tanto tempo anche per questo aspetto. Io vi dico, oggettivamente è vero che cambia, cioè proprio cambiano i ritmi, soprattutto non, sì, forse anche tanto dipende da quanto tempo sei insieme a una persona, ma ancora di più da quanto ci convivi. Cioè tu puoi stare con una persona da 20 anni, ma se ci convivi da 5, in quei 5 cambierà il vostro rapporto, e non solo a livello intimo, sotto tantissime cose, molto di più rispetto ai 15 anni precedenti. Questo è quello che almeno penso io, poi fatemi sapere voi. Devo dire comunque che questo bronzer, cioè, dà proprio un effetto sun-kissed, ma molto delicato. Cioè, vedete? Non è forte, quindi direi perfetto per le pelli anche più chiare delle mie. Sul nasino vado a fare un contour più freddo. Però non immaginate sempre che cambia in negativo, perché per esempio se io ci penso, penso che è veramente bello. Poi non voglio parlare di cose troppo intime, però penso sia veramente bello scoprire l'altra persona, conoscerla, esplorare insieme tante cose. Cioè ci sono ancora ad oggi tante cose che non abbiamo fatto, insomma, se faremo. Comunque credo anche che tanto dipenda dal rapporto che si ha con quella persona. Cioè forse si comincia a diventare insicuri anche di una sfera intima se c'è insicurezza in generale nel rapporto, se c'è proprio un dubbio anche sul sentimento oltre che a letto. Cioè capite, non penso che si possano scindere le due cose separatamente. Per ritornare alla domanda iniziale, dopo tanti anni è cambiato? Sì, è cambiato, ma anche nel bene. It knows what I like. Capito? Ti vedi mamma o child free? Tu e Nicola vorrete figli in futuro? Questa era appunto la domanda che vi dicevo. È delicata e infatti avete approfittato del fatto che io vi ho detto fatemi domande scomode per farmela, e l'ho apprezzato tantissimo. Nel frattempo vado a prendere la palette che utilizzerò per questo look, e l'ho scelta appositamente perché io adesso ho l'extension alle ciglia e volevo avere una palette, a parte che volevo avere questa palette di Anastasia perché la trovo meravigliosa, una delle uscite meno scontate che forse non ha avuto neanche il giusto riconoscimento, perché escono tantissime palette che
Poi tutti commentano con: ah, l'ennesima palette nude, ah, ne esistono 300.000 uguali. È uscita questa che è molto molto particolare e non se ne è parlato secondo me abbastanza. Io la trovo meravigliosa, si chiama Cosmos. A parte che vabbè, tutti questi sparkle, mi piace anche la scelta proprio dei colori. Ha un mix di caldi e freddi, un po' di opachi, ma principalmente tantissimi metallizzati, glitterati, che danno questi effetti, cioè un po' ispirati anche ai colori dei pianeti del cosmo. Devo andare a scegliere quale poi andare a mettere per questa sera. È che non so bene ancora come mi vesto. Child free? No, non mi immagino child free. Onestamente, spero di poter avere figli. Non lo so ancora ad oggi, non me lo sono ancora chiesto, ancora no. Però in caso spero in un modo o nell'altro di poter avere figli, cioè nel senso se dovessi non riuscire ad averli sicuramente per quello che io penso ad oggi, che è il mio pensiero ad oggi, che potrebbe cambiare in futuro, non si sa mai, però cioè, sempre meglio mettere le mani avanti, però penso che comunque mi informerei assolutamente per l'adozione, assolutamente sì, quindi child free no, so che è una scelta di tante persone e la rispetto completamente, anzi in parte la capisco pure, però io mi vedo. Cioè, se io immagino il futuro, io mi vedo mamma. Cioè, è un mio desiderio, quindi assolutamente sì. Mi collego a questa per rispondere anche a un'altra, perché le due cose diciamo che sono un po' collegate. Tu e Nicola avete intenzione di sposarvi? Ma la proposta? Perché non vuoi sposarti? Ecco, sono arrivate tantissime domande. È stata forse una delle top 2 più richieste. E devo dire, sia i figli sia il matrimonio sono delle cose dove continuo a cambiare idea negli anni, un po' continuamente, perché io sono figlia di due genitori che mi hanno avuto abbastanza presto, si sono sposati abbastanza presto, si amano ancora ad oggi e si sono amati da quando avevano, boh, 15 anni e quindi ho una visione anche in casa dell'amore di un certo tipo. Quindi crescendo così, quando ero piccola, io mi immaginavo, speravo a 25 anni di essere sposata con il primo figlio almeno, comunque sposata con figli a 26 così. Quando poi sono arrivati effettivamente i 25, 26, 27, non era il momento, perlomeno dei figli. E ancora ad oggi non tanto io, ma Nicola va tanto a step, per come ho imparato a conoscerlo negli anni. Quindi il nostro step al momento, purtroppo da un bel po' siamo bloccati, è la casa. Cerchiamo casa, non la troviamo. Quest'anno abbiamo avuto esperienze bruttissime. L'ultima è stata proprio anche dolorosa, perché la casa non è che ci è stata soffiata, però eravamo andati abbastanza avanti con l'iter e poi tutto è evaporato, tutto. Se poi vorrete vi racconterò. E prima di andare avanti volevo prendere il blush, ma anche vedere che cosa c'è in questa beauty box, perché se spendete un tot sul sito di Lookfantastic potete ricevere una beauty box in regalo. Palpebre addirittura, crema per la palpebra irritata. Utile, finora fortunatamente non ho mai avuto bisogno. Poi una lozione per il corpo, un esfoliante concentrato, uno smaltino, un primer e un pennellino. Diciamo che questo me lo vado subito a prendere perché potrebbe servirmi. Vado a prendere sempre di Rimmel della linea Kind and Free il blush stick nella colorazione Tangerine Dream numero 04 e lo vado a mettere sia qui nella parte alta che nella parte centrale del naso e sfumo sempre con la spugnetta. Quindi io poi mi perdo nei discorsi, però stavo dicendo che appunto mi immaginavo quando avevo, che ne so, quando ero più piccola, a 25 anni, 26 anni in un modo. Poi tra quello che immagini, un po' come si dice, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ma anche tra i sogni e la realtà c'è di mezzo la vita, cioè tutto quello che accade. E quindi è vero che io avevo questo sogno, ma come avevo il sogno e cioè se guardo dentro di me e parlo alla me piccolina, ho sempre avuto anche il sogno della famiglia grande, cioè io avrei voluto tipo 6 figli, boh, almeno 4. Probabilmente non accadrà mai questa cosa. E fare un figlio non deve essere una scelta puramente egoista, devi veramente pensare a tanti aspetti. E oltre questo, cioè oltre a pensare a loro, pensare anche a te. Se io guardo a tutte le cose che ho fatto, se avessi avuto dei figli, probabilmente avrei fatto tante altre cose diverse e tante altre non le avrei fatte, me le sarei perse. E a quest'età invece è importante fare tante cose, io parlo anche a livello proprio di carriera, ma anche di viaggi. Poi è vero, si può fare tutto anche con i figli, ma sicuramente in maniera diversa. E già io vi dico, Buddy e Bree spesso sono stati, per quanto siano la mia vita, un impedimento in alcune cose, soprattutto negli spostamenti. E Buddy e Bree sono un cane e un gatto. Lavorativamente parlando e personalmente parlando, sono contenta ad oggi. Non vi nascondo che ho avuto, e nessuno me l'ha chiesto, però
quest'anno un po' di crisi degli anni, dei 30 anni, perché è l'anno in cui farò 30 anni, io ancora li devo fare perché ho questa fortuna di essere nata alla fine dell'anno, però la crisi di questi 30 anni ce l'ho avuta in primavera, cioè è proprio dove mi ha colpita tantissimo l'idea di questo è il mio 30° anno e da piccola volevo determinate cose e non le ho, però poi mi sono accorta che veramente ho tante altre cose che io da piccola nemmeno sognavo. Perché? Perché sono sempre stata comunque una persona abbastanza realista e non ho mai avuto sogni molto più grandi. Io, cioè, oggettivamente, quando penso, cosa penso di me? Io non penso di essere assolutamente una persona sicura di me stessa e penso che chi mi segue crede molto di più in me di quanto io creda in me. Ve lo giuro. Cioè, sapere che io e Deborah siamo con il nostro nuovo podcast al numero uno, quando vi dico che non l'avrei immaginato, io non l'avrei immaginato. E invece poi voi mi dimostrate delle cose che nemmeno erano pensabili. Determinate cose che ho raggiunto nella mia vita, non l'avrei neanche immaginate. Il mio amore dei sogni quando ero piccola era avere un posto fisso. Questo per determinate cose che ho vissuto personalmente in famiglia, ovviamente legate a motivi economici, che mi facevano semplicemente desiderare una stabilità, un posto statale. Io che cozzalone, veramente. E mai avrei voluto un lavoro così insicuro come quello che invece ho ad oggi. Mai mi sarei immaginata di essere il capo di me stessa, di dovermi dare da sola una busta paga, di dipendere completamente da me. Mai. Quindi tante delle cose che sono successe, cioè mi sono veramente poi guardata e ho detto, non ho delle cose che magari immaginavo, arriveranno, ma ho tante altre cose, anche la relazione che ho, la casa dove vivo, la mia famiglia, gli amici. Non voglio darle per scontato, cioè non voglio soffermarmi sulle cose che non ho o che speravo di avere a quest'età, ma non speravo e non pensavo di avere tante altre cose che ho e veramente che hanno un valore incredibile, cioè incredibile, per non parlare della salute, sia mentale che fisica. È un tema importantissimo anche questo, quindi veramente è diventato un video inspirational. Nel frattempo devo andare a fare baking perché altrimenti mi si asciuga troppo il correttore. Anche qui Anastasia Beverly Hills. Oggi un po' Anastasia presente in questo video. Se voleva farmi una domanda anche lei, cioè io ho intervistato Anastasia Beverly Hills, non so se ci rendiamo conto, io ho intervistato Anastasia Beverly Hills. Io sono andata alla festa a Los Angeles di Halloween di Anastasia Beverly Hills, tra l'altro l'ultima, perché poi col Covid non ne hanno più fatte. Cose folli, ma veramente neanche immaginabili per me. Quindi ho passato questa montagna russa di incredibile down e poi di incredibile up, cioè proprio tipo renditi conto. E io ho bisogno accanto a me di persone positive, di persone che mi fanno vedere la luce, di persone che mi fanno pensare positivo, perché purtroppo per me tendo a pensare a volte più, a vedere il bicchiere mezzo vuoto. Quindi sia io devo fare questo lavoro su me stessa, sia mi piace riempirmi di persone che mi fanno sentire il bicchiere mezzo pieno. Però, legato a questo, ho segnato un'altra domanda, ovvero, sei invidiosa del fatto che Debs si sposi prima di te? Ovviamente legata alla domanda del matrimonio. Tra l'altro non so nemmeno se ho risposto, perché ho risposto, cioè mi sono più concentrata forse sui figli, però ovviamente anche il matrimonio era una cosa che immaginavo sicuramente di nei miei late 20s, ok? Prima dei 30 anni mi immaginavo di essere sposata e qui sicuramente tocchiamo un pochino un nervo scoperto, cioè è oggettivo che fosse dipeso da me mi sarei sposata prima. Allora, Nicola, sì, ne abbiamo parlato ovviamente negli anni, ha cambiato idea varie volte, non ho neanche esplorato troppo perché già ne abbiamo parlato, lui sa già come la penso, già sa i miei desideri, non voglio neanche stare a parlarne troppo perché poi Nicola è un tipo che vive tanto la pressione, più sente la pressione del che magari io chiedo, dico, faccio la battuta e la sente, perché io la battuta sull'anello gliela faccio sempre, perché non mi interessa che lui senta la pressione, io pure voglio essere me stessa e essere me stessa è fargli la battuta sulla proposta che ancora non è arrivata, però più lui sente questa pressione più probabilmente non lo farà e quindi probabilmente questa proposta non arriverà mai perché io continuerò a fare le battute sulla proposta che non arriva. Poi so che ci sono persone che mi chiedono perché non gliela fai tu? Raga, boh, ad oggi non vorrei. Nel frattempo che chiacchieriamo qui è arrivato il momento di scegliere che cosa mettere sugli occhi. Inizierei da Space Dust nella piega perché non so proprio che colore scegliere. Però legato appunto invece alla domanda che mi avete fatto, non provo invidia, gelosia nei confronti di Deborah. Cioè quando me l'ha detto P,
quando ci sono stati tutti i preparativi, quando sapevo che era il giorno, io ero proprio agitata per lei, speravo che non capisse niente, che riuscisse a fare più una sorpresa, a sorprenderla proprio con la proposta. Cioè, ero tutta e sono ancora, cioè, concentrata sulla sua felicità. E questa è una cosa non scontata, quindi sono contenta che sia andata così, ma io avrei potuto reagire diversamente. Questo sono cose che non prevedi. Infatti, penso che ci siano anche dei motivi per questa cosa qui. E penso anche che se invece vedessi mia sorella sposarsi, mi farebbe veramente, veramente un effetto particolare. Diciamo che Deborah e P stavano insieme anche, stanno insieme da più tempo di me e Nicola. Se invece mia sorella, che è più piccola di me di 5 anni, si sposasse con il suo attuale fidanzato, che stanno insieme da 5 anni, quindi la metà degli anni miei di Nicola, perché Nicola ne faremo 10 a febbraio, forse lì mi farebbe veramente molto strano. Mentre di Deborah non mi ha fatto strano, no? Eravamo, cioè, Deborah era lì con me a fare le battute su: ah, io non vedo anelli, io non vedo anelli. Semplicemente il suo ragazzo ha deciso che era il momento. Nel 2024 io e Nicola andremo a tipo 4 matrimoni e sarà il primo anno dove io e Nicola andremo a tanti matrimoni. Vediamo come reagirò, ancora non lo so. Sarà quindi la prima volta dove ci ritroveremo ad andare a tanti matrimoni di nostri coetanei, un pochino più grandi, alcuni un pochino più piccoli, però sarà oggettivamente il primo anno. Domandina un po' frizzante. Cosa ti sei rifatta e vorresti rifarti qualcosa? Allora, qui la mia risposta sarà molto semplice. Mi sono rifatta il naso, penso sia palese, e chi mi segue da tanto lo sa, anche se frontalmente per fortuna non è cambiato tantissimo. Il mio problema era con il laterale, era con la sua dimensione e in più non respiravo bene, soltanto che questa seconda cosa non è migliorata. Oltre al naso, rifatto, rifatto, niente, però ho fatto Botox tanti anni fa, qui, preventivo, e funzionato perché avevo proprio una riga qui. Questa del pensatore che rimaneva quando ero rilassata e non c'è più. Quando è che l'ho fatto? Raga, prima del Covid. Quindi tanti anni fa. Non sono una persona che fa Botox ogni 6 mesi, ogni anno. No. E poi avevo fatto, vabbè, cioè sì, Rhino Filler al naso, prima di rifarlo. Sto cercando di ricordare, ma solo questo e il filler alle labbra. Il filler alle labbra l'ho fatto nel settembre 2021 e a luglio di quest'anno 2023. Faccio da Dr. Lip Beauty, io ogni volta lo dico, non è uno sponsor, non è niente di regalato, ma è veramente per me troppo bravo con le labbra, perché le fa naturali, perché rispetta il viso di una persona. Nel frattempo io qua purtroppo non posso tergiversare, dai, metto il celestino. Ah, vabbè, tra l'altro altre operazioni, raga, le ho avute, ma tanto se non sono a fini estetici non interessano a nessuno. Quando ero piccola ho tolto le tonsille e gli adenoidi, tonsille e adenoidi, insomma come si chiamano, perché stavo sempre male. Comunque sì, cosa che vorrei fare per le occhiaie, non vorrei fare il filler, cioè il filler lo vorrei fare come ultima spiaggia. Vorrei provare a fare prima un po' di vitamine, iniezioni di vitamine per vedere se va un pochino via questo solco tremendo che ho. Andiamo avanti. Cosa ne pensi dello scandalo di Chiara Ferragni e il Pandoro Balocco? Allora, questa me l'avete chiesta semplicemente perché cioè, è una domanda scomoda del periodo, se ne è parlato proprio da poco. Per chi non sapesse la questione, non la voglio neanche riassumere io dall'inizio perché non mi ricordo minimamente nei dettagli come è stata comunicata questa cosa. Però l'anno scorso Chiara Ferragni ha fatto un Pandoro insieme a Balocco, quello con la polverina rosa, lo zucchero a velo, e c'era legata della beneficenza. Si è uscito fuori che questa beneficenza l'ha fatta la società della Balocco con una donazione di 50.000 euro prima dell'inizio della campagna dei Pandori, e che quindi non è che tu compravi il Pandoro e in base alle vendite andava qualcosa in più. Però tutto sta in come questa cosa è stata comunicata ai consumatori finali, ovvero i clienti, ovvero noi. Al momento è stata sanzionata la società Balocco per 420.000 euro e la società di Chiara, cioè le società di Chiara Ferragni, da quello che ho letto, ma ho letto anche che Chiara ha detto che vuole fare, non so se il termine tecnico è ricorso, ma comunque che lei era in buona fede. Vabbè, cosa ne penso io? Quando ovviamente ho letto la notizia ci sono rimasta male. Quando lei ha detto che farà appunto ricorso perché evidentemente non è d'accordo con l'esito al momento della giustizia, sono stata contenta a mia volta perché voglio veramente che si faccia chiarezza da entrambe le parti e vediamo, dobbiamo aspettare, alla fine chi avrà ragione lo deciderà la giustizia. Adesso, al momento, stando ai dati, chi è in torto sono le società di Chiara e la stessa Balocco. In futuro, se le cose cambieranno, vedremo e anche noi avremo
diverse magari opinioni. Possiamo solo aspettare, ma questo è quello che penso. Comunque io non l'ho comprato, se volete saperlo, e comunque difficilmente compro qualcosa perché è legata alla beneficenza. Cioè se io voglio fare beneficenza, se io voglio dare quei soldi in beneficenza, lo faccio io. Non dovrebbe essere mai, secondo me, il motivo per acquistarle. A meno che il progetto è il 100% del ricavato va a... Allora lì già è diverso. E per questo è importante fare chiarezza sul caso di Chiara Ferragni. Non tanto per il caso in sé, anche per il caso in sé, ma per tutte le persone che si approcciano a questa cosa anche nel futuro, a questo tipo di collaborazioni nel futuro, a questo tipo di vendere qualcosa e metterci in mezzo alla beneficenza per il futuro, per far capire chiaramente la situazione. Ed è il momento di sistemare le sopracciglia. E per le sopracciglia, e a breve risponderò alla domanda, usciresti con youtuber con pochi iscritti rispetto a te? Non può mancare il prodotto che veramente per me ha cambiato il mio brow game, e sto parlando del Lift and Snatch, la penna per sopracciglia di NYX. Ebbene sì, cioè già un prodotto low cost che trovate anche qui scontato. Queste penne funzionano benissimo, non hanno niente da invidiare a brow pen che costano molto di più. Questa è nella colorazione espresso. Io utilizzo principalmente espresso per la parte finale, quando le voglio un pochino più scure, tipo stasera mi servono un pochino scure, e poi utilizzo Ash Brown. No, questo è sempre espresso. Raga, io ne ho tantissime, cioè veramente. Eccola, Ash Brown per le parti un pochino più fredde, per le parti interne. Vado a fare un mix comunque. Io non uscirei con youtuber con pochi iscritti rispetto a me. Io esco con youtuber con pochi iscritti rispetto a me. Poi ad oggi, avendo tantissimi, cioè almeno 3 social, ovvero Instagram, TikTok e YouTube, magari una persona ne ha pochi da una parte ma ne ha tanti dall'altra, ma esco anche con persone che ne hanno pochi ovunque, quindi non ho problemi sotto questo punto di vista. Però ti dico la verità, al momento vorrei uscire con persone che non ne hanno proprio, cioè che non fanno proprio questo di lavoro, perché poi ti ritrovi spesso a frequentare colleghi, cioè sono colleghi anche nella vita privata, e io sono una che questa cosa l'adora e onestamente per tanti anni l'ho ricercata io in primis, e sono la prima che se qualcuno dice facciamo una cena, io dico ok sì dai ci sono se posso, quindi assolutamente. Però sì, vorrei più qualcuno proprio fuori da quest'ambito. Non so voi che lavoro fate nella vita, però immagino anche per voi sia la stessa cosa, cioè il desiderio a volte di uscire, cioè stiamo uscendo, stiamo andando a cena, stiamo facendo altro. Se esci con qualcuno che fa il tuo stesso lavoro, e questo sì in parte vale anche per Deborah e me, finiamo a parlare di lavoro. Succede a Nicola con i suoi colleghi, quando usciamo a cena con i suoi colleghi, le fidanzate, loro finiscono a parlare di lavoro. È ovvio. E non c'è niente di male. Però è anche giusto staccare, staccare, staccare. Per staccare devi frequentare qualcuno che sta al di fuori di questo mondo. Cioè, volevo rispondere alla tua domanda in maniera super completa. Ovvero, in questo momento uscirei volentieri con persone completamente esterne a questo mondo. Abbiamo le ultime due domande. Ce n'è anche in realtà un'altra che avevo selezionato, però poi leggendo mi sono resa conto che erano 11, che era sempre tra quelle che più mi avete richiesto, che è quanto guadagni mediamente in un mese. Però o facciamo un video a parte proprio sul lavoro, oppure magari, cioè semplicemente io i 2 anni passati ho fatto sempre a gennaio il video quanto guadagno, sempre, e onestamente ve lo siete filato poco rispetto a quello che pensavo, soprattutto perché poi mi arrivano queste domande, quindi io dico quindi non nessuno lo guarda quel video, che lo faccio a fare? Però vabbè, rispondo invece alle altre 2 rimaste. Penso di lasciarvi la più tosta per ultima, proprio per la botta di gioia finale, e quindi prima rispondo a: cosa ne pensi di altri creator che hanno fatto video sui calendari molto simili ai tuoi, molto scritto in maiuscolo? Me l'avete scritta anche questa sotto forma di diversa, cioè sotto varie domande, me l'avete scritta in realtà questa cosa durante, scusate ma io devo fare un attimo questo sopracciglio perché altrimenti, durante il periodo dei calendari. Allora, io in passato sono stata una persona molto, posso dire tipo copyright jealous, non lo so, che ero molto sull'attenti sul chi copia, chi fa questo, chi fa quest'altro, chi prende ispirazione senza citare, no? Con gli anni e soprattutto con l'avvento di TikTok questa cosa è cambiata tanto. Onestamente guardo molto più il mio. Io nel mio, se faccio qualcosa che mi rendo conto o che ho proprio visto da qualcuno o che mi rendo conto che è stata molto ispirata da qualcuno, lo cito. Sappiate che tante volte si può essere ispirati da qualcuno o qualcosa e cioè questa cosa tipo ti rimane in testa, questa idea ti rimane in testa, ma tu non sei effettivamente consapevole di essere stato influenzato in un determinato momento, e questo può accadere anche agli altri, insomma. Quindi non prenderla sempre come una cosa personale, questo ve lo dico un po', cioè in tutti gli ambiti, in tutti i lavori, ma manco a farsi fessi, perché oggettivamente ci sono delle cose che invece
potrebbero avervi proprio preso e copiato e incollato. In quel caso, cosa penso? Penso semplicemente che se un mio amico o una mia amica me lo può dire, cioè tipo, guarda mo, quest'anno voglio fare anch'io la serie sui calendari, visto che a te va molto bene, volevo prendere delle ispirazioni e volevo dirtelo prima che uscisse il primo video. E io se questa cosa accadesse saresti, cioè sinceramente, molto felice e molto proprio riconoscente, tipo, cioè grazie che me l'hai detto, perché è vero, quando poi ti trovi nella home una cosa uguale alla tua, hai quell'attimo un po' così, e poi è brutto perché si crea tipo la gara a chi arriva prima, però se ti concentri, come ho fatto io, sul tuo, fai il tuo, fai i calendari che ti piacciono, fai i calendari che vuoi fare, li fai come li vuoi fare, e non guardi troppo agli altri, o almeno per me funziona così, perché è una cosa che faccio da tantissimi anni, e non voglio modificare perché altre persone l'hanno presa, hanno preso delle cose proprio troppo simili, non è che poi le voglio cambiare io, cioè mi rendo conto che se mi concentro su di me sto bene. E quindi sì, cioè letteralmente questo. Avrei apprezzato che magari qualcuno mi avesse scritto una cosa del genere, cioè io l'ho immaginata così come ve l'ho detta, però poteva essere anche, ah ma guarda domani esce questo video, te lo dico perché magari vedrai delle cose molto simili, perché adoro la tua serie e quindi l'ho voluta prendere di ispirazione. Bene, non è successo, probabilmente alcune persone non si sono accorte, come ho detto, di aver preso ispirazione, perché non sempre ti rendi conto, cioè a volte ti rimane qualcosa in testa che dici questa cosa è figa, funziona, e non ti ricordi da chi l'hai vista già, puoi anche lasciare il beneficio del dubbio alle altre persone. Non è successo comunque che nessuno mi scrivesse, se lo stesse chiedendo, quindi no, nessuno mi ha scritto, l'avrei apprezzato molto sì, però amen, cioè chi se ne frega. So che sembro un po' forse zen in questo video, ma sono cambiate tanto le mie priorità negli ultimi anni e ho vissuto quest'anno, sapete, il primo approccio con l'ansia, il primo approccio con i primi attacchi, mini attacchi, non so se chiamare di panico, però la roba della respirazione, il mio down in primavera per questa cosa, altre cose di salute che magari invece non condivido tanto, e quindi, cioè, determinate cose che anni fa mi avrebbero fatta scatenare o magari fare delle storie scene, le cose, cioè onestamente no. Vi devo troppo dire questo trick che faccio per fare questa parte interna dell'eyeliner e allungare l'occhio. Io uso spessissimo proprio queste penne qui di NYX, perché avendo un colore simile alle sopracciglia e non un eyeliner nero, sembrerà quasi che questa sia la mia forma dell'occhio. Quindi vado proprio con l'occhio aperto a fare da un lato e dall'altro un piccolo, è minuscolo ma vi giuro dal vivo fa il suo. E adesso con zero serenità in corpo, cioè ho tipo la mano che mi trema, vado a rispondere all'ultima domanda. Madonna, spero di non piangere. Prima vi faccio vedere gli altri prodotti che ho preso dal sito. Ne sono rimasti tre da Lookfantastic. Uno shampoo secco di Brushworks. Sappiamo che gli shampoo secchi non sono mai abbastanza. Oggi palesemente lo dovrò utilizzare. Fare un profumo come regalo è spesso difficile perché i gusti sono personali, eccetera, eccetera. Ma vi giuro che non esiste persona a cui non piaccia questo profumo. E sto parlando di Voce Viva di Valentino. Io non finisco tanti profumi, ma l'ho finito e quindi ho deciso di riprenderlo qui sul sito di Lookfantastic. E tra l'altro ha tantissimi profumi. No, vabbè, lo amo. È ottimo sia da giorno che da sera, quindi questo è uno di quei profumi che può diventare il vostro. Perché poi più mettete lo stesso profumo, più quello diventa il vostro. Si impregnano piano piano anche gli abiti, le persone lo associano a voi. Lascia una bella scia. Vi lascio qui le note, le vado a vedere online. Io veramente lo amo, cioè sono veramente ossessionata da questo profumo, tanto di averlo finito. Raga, io non finisco tanti profumi nella mia vita. Mi sa che vado a mettere una matita nude e un glossino. Non sarà una sorpresa che l'ultima domanda, e che ovviamente ho evitato fino all'ultimo perché comunque ovviamente porta anche un pochino di questo, di agitazione, di ricordi, è... ne ho presa una, ma raga, è letteralmente la più richiesta. Cosa è successo con Kevin? E... non solo cosa è successo con Kevin, ma anche cosa è successo a Kevin, che immagino le persone nuove non sappiano neanche chi sia. Kevin è stato per tanti anni il migliore amico, sia mio che della mia migliore amica, quindi eravamo un trio abbastanza inseparabile, abbastanza pubblico, perché veramente, a parte che stavamo sempre insieme nel privato, ma essendo tutti e tre content creator, abbiamo tanti video insieme ed eravamo veramente amici nella vita reale, non eravamo amici soltanto per le collaborazioni. Cosa è successo? E perché dico anche cosa è successo a, oltre con? Perché poi lui è sparito dai social, non fa più questo ad oggi, al momento, in futuro non si sa. Scusate, non vi ho fatto vedere l'ultimo prodotto, che sono le... vabbè, ve lo faccio vedere tra poco perché forse interrompere questo discorso con le goccine pupù non è il massimo. Ma sapete che mi metto questo sopra? Preso sempre da Lookfantastic per lo scorso video. Il Tinted Lip Oil di Burst. Ci sta, dare un tocco di colore anche alle labbra. Cerco in realtà di ridere e sdrammatizzare, ma per me questa cosa è stata molto dolorosa.
E lo è ancora, se ci penso. La fine di questa amicizia è venuta proprio di botto. Però, come appunto avete visto per le persone che lo seguivano, non è, cioè non è stato soltanto un allontanamento da parte sua nei confronti miei e di Deborah. È stato un allontanamento da parte sua totale. Cioè, ovviamente sono, cioè, ci sono cose sue private che so che non racconterò io perché non esiste. Cioè, non lo farei mai. Però è oggettivo che ci sia altro dietro, che non posso dirvi un giorno io, Deborah e Kevin abbiamo litigato per questo e è finita la nostra amicizia. Uno, perché non è così. Due, perché saremmo persone estremamente superficiali per buttare via un'amicizia per un litigio così. E tre, perché veramente, come si può vedere, c'è stato proprio un momento dove ha avuto bisogno in quel momento di allontanare forse tutto, non esagero dicendo tutto e tutti. Noi non abbiamo avuto scelta, cioè io e Deborah non abbiamo avuto scelta. Non pensate che quando ci è stata comunicata, diciamo, questa cosa, quando l'abbiamo scoperta, cioè di questo blocco, ci è preso un colpo, letteralmente. Siamo state malissimo, non vi dico i pianti che ci siamo fatte. Sembrava veramente ci fossimo lasciate con un nostro ragazzo. E infatti, cioè, io e Deborah ci siamo promesse di non farci mai una cosa del genere, perché gli ho detto, veramente, cioè, possiamo litigare per qualsiasi cosa, ma io non, cioè, ti vengo sotto casa. E comunque siamo andate sotto casa sua. Non lo puoi fare. E stessa cosa ha detto lei a me, perché veramente non ve lo auguro, è una cosa dolorosissima. Però in quel momento non potevamo fare altro se non accettare. Cioè, in realtà abbiamo fatto altro, abbiamo cercato di capire, abbiamo chiesto spiegazioni, proprio quando, sai, quando uno ti lascia dal nulla. E tu, magari sì, c'erano state delle discussioni in generale, però a chiudere un'amicizia così, dove veramente pensavi che quella persona diventasse lo zio dei tuoi figli, cioè per me era impensabile, ma se ci penso ancora ad oggi lo è. Però ha preso una decisione che oggettivamente ha portato, non so come dirvi, un discorso particolare. Per me non è tutto bianco o nero, io vivo nel grigio, letteralmente. Io non cerco l'amico o l'amica senza difetti, perché sarei ipocrita, perché vuol dire che anch'io dovrei pensare di non averne, perché non sarei realista e non mi appartiene, perché sono una persona molto realista. Quando poi lui ha preso questa decisione, oggettivamente tutte quelle cose che erano negative venendo tolte dalla mia vita, ho visto che stavo meglio, perché avevo meno discussioni, mi nervosivo di meno, determinati pensieri o atteggiamenti non c'erano. Però per me, comunque, mettendolo sulla bilancia, li avrei sopportati, perché era molto di più il bene che c'era, il rapporto che c'era, le cose positive. Cioè, messe sulla bilancia il negativo e il positivo della nostra amicizia, secondo me pesava molto di più il positivo. Purtroppo non posso dirvi molto di più, perché non l'ha detto neanche lui poi a me e a Deborah. Ci siamo riparlati nel tempo, ci siamo rivisti a degli eventi. È stato anche strano, perché ad un evento ci è venuto spontaneo sederci vicini e praticamente chiacchierare tutta la sera, anche in una maniera nostra molto molto ironica, facendo molta ironia sul fatto di, che ne so, cioè, sia io che Kevin dicevamo, che ne so, oh, vuoi questo? Ah no, non lo voglio più. Ah, non lo vuoi più, basta, fine. Eh sì, no. Cioè, proprio, capite, cioè, facendo riferimento all'amicizia, perché siamo cretini e perché quel lato nostro, se ci metti vicini a tavola, cioè non credo che non accadrà mai che non ci parliamo e che ci ignoriamo. Però nella vita di tutti i giorni non ci parliamo. Dopo alcuni eventi ci siamo ritrovati a parlare, ma comunque non siamo mai arrivati a una conclusione. E questo perché? Perché non è stata una cosa solo con noi. Cioè, non è stato soltanto questo. C'è tanto altro che probabilmente lui doveva risolvere nella vita, e deve fare un percorso per risolvere cose sue nella vita. E forse quando questo percorso sarà finito, lui sarà risolto completamente, si potrà guardare indietro e potrà dire: questa cosa forse l'ho sbagliata, forse avrei potuto farla diversamente, forse mi manchi, non lo so, potrebbe anche non farlo mai. Voi cosa fareste? Nella vita nel frattempo vai avanti, ed è ovvio che se una persona non la senti più per 2 anni, dopo che la sentivi tutti i giorni della tua vita, cambiano nel frattempo tante altre cose, probabilmente non si potrà mai più tornare come prima. Sono veramente variabili della vita. Io non vi ho mai tenuto nascosto niente, è semplicemente qualcosa di cui non parlo, perché è veramente tanto ancora nebbioso e anche tanto doloroso è stato. Ovviamente oggi riesco a parlarne non con poca ansia, ma almeno senza le lacrime scendendo, perché anche l'ultima volta che ci siamo sentiti sarà stato a settembre. Spero mi faccia gli auguri di compleanno, onestamente, se stai guardando me li devi fare. E quindi questo è tutto quello che posso dirvi, onestamente. E quindi vi dicevo che l'ultimo prodotto che manca è questo. E che cos'è questo? Mi fa ridere parlare di l'ultimo prodotto così, passando da una cosa a un'altra. Ma a volte è meglio così, alla Barbara D'Urso, da una cosa ad un'altra.
Sto parlando di un prodotto che in realtà chi mi segue da tempo conosce. È un prodotto di Aesop, un brand rivenduto da Lookfantastic, che aveva tolto dal commercio per migliorare. L'hanno migliorato ed è tornato. Si chiamano proprio così: Post Poo Drops Anti-Odeur de Merde. Ecco, proprio cosa fa? Voi lo aprite, io già ce l'ho di là perché appena l'hanno rimesso sul mercato l'ho ripreso, quindi questa è la mia scorta che quindi richiuderò. Qui ha un erogatore che fa scendere poche gocce alla volta. Voi dopo che siete andati al bagno, due goccine nel WC e tutto sparisce. Non serve spruzzare spray, non serve niente, questo sparisce. E non solo per voi, questa è una meraviglia per gli ospiti. Se siete donne o se avete figlie, eccetera eccetera, anche nel periodo delle mestruazioni questo meraviglioso, come se nulla fosse accaduto, anzi addirittura odore di limone, agrume. E siamo giunti alla fine di questo video veramente difficile, e spero di essere stata il più trasparente e sincera possibile. Non so quanto durerà, dovrà durare poco, durerà tantissimo. Io lo devo montare in poco tempo e dovrò annullare probabilmente l'appuntamento che avevo preso domani per farmi i piedi. Mi odierà Arianna, lo so. Non immaginavo di parlare così tanto. Forse la prossima volta devo scegliere solo 5 domande scomode. Fatemelo sapere lasciando un like a questo video se volete appunto un prossimo video con 5 domande scomode, perché 10 sono troppe, abbiamo realizzato. Ricordatevi che se volete acquistare qualcosa da Lookfantastic per voi, per regalarlo agli altri, potete farlo con il codice TheLady, è l'ultimo codice dell'anno, non ve ne darò più per nessun brand. Fine, basta, ultimo. Quindi avrete uno sconto extra sui prodotti, vi lascio qui sotto il link a quelli che avete visto. Adesso me ne vado alla Christmas cena, così mi tiro su, cerco le positive vibes, le good vibes, le famose good vibes che sono poi alla fine. Stare con chi ti vuole bene, con chi vuoi bene, fare cose che ti piacciono, condividerle con chi ami che è ancora meglio. Quindi vi mando un mega bacio, vi aspetto come al solito su Instagram e TikTok, qui sotto vi lascio i miei nick e qui al lato due video che magari avete perso da recuperare. E noi ci vediamo al prossimo video. Bye ladies, see you soon!